Non è stata la mia miglior prestazione, però come si dice nel calcio è importante il risultato. Un po' di fortuna, ho sbloccato il risultato su un calcio di rigore che tra l'altro l'arbitro se mi dava il gol direttamente, però ha visto l'espulsione penso giusta, con il rigore giustissimo e grazie a Dio ho fatto gol e ho sbloccato la partita. Certo è che forse il rammarico più grande è per l'altro gol che non è entrato, sei rimasto un minuto a terra perché hai controllato il pallone con il tacco, poi però la palla angolata non è andata dove volevi. Là, su quell'azione ho fatto tutto bene, poi ho sbagliato perché ero convinto di fare gol. Sono andato convinto di piatto di metterla lì nel palo, però è andata fuori. Il raddoppio però è arrivato, gol di Sgambati, il suo primo gol in questo campionato. Sì, mi fa molto molto piacere per Sgambati perché è un ragazzo che sta trovando poco spazio adesso, però è un ragazzo che si allena tutta la settimana sempre al 100% e poi Giuseppe Sgambati è un ragazzo un giocatore di categoria. L'anno scorso vi siete giocati il campionato di prima categoria. Che Tauro hai trovato quest'anno? Una squadra rivoluzionata rispetto a voi? Sinceramente ho visto un Taurano con molti giovani, però è sempre la stessa mentalità. Il Taurano è ultimo in classifica, ma è una squadra che penso che si può rialzare facilmente. Poi conosco molti ragazzi, sono amico con molti ragazzi e gli auguro di salvarsi e di fare un buon campionato.